Danze rubate è il titolo dell'esito del laboratorio di teatro danza ideato e diretto da Cristiana Morganti, ballerina, coreografa ed ex allieva di Pina Bausch, a cura del Funaro, coproduttore del lavoro e casa creativa dell'artista dal 2011. Il lavoro in scena al Teatro Civico di Caserta, nell'ambito del Festival Quartieri di Vita, approfondisce il legame tra emozione e movimento e ha coinvolto i partecipanti in un'esperienza intensa e creativa, dove la danza sorge come necessità e non come segno tecnico. Dopo una prima fase di riscaldamento in cui i partecipanti, cioè gli allievi attori che partecipano ai corsi del Teatro Civico di Caserta, sono stati guidati, mediante esercizi semplici e dinamici, a liberare l'energia, a entrare in contatto col proprio corpo, con lo spazio e con gli altri, si è passati al laboratorio tematico. Qui, partendo dall'elaborazione di gesti e movimenti personali nati da improvvisazioni insieme all'artista, i partecipanti hanno lavorato alla creazione di situazioni e soprattutto di momenti danzanti, pensati come nuovi rituali che accomunano e appartengono a tutti. Per me è comunque una cosa nuova lavorare con gli attori, però appunto trovo che questo gruppo non ho avuto assolutamente difficoltà perché erano prima di tutto completamente pazzi, nel senso che si buttavano in ogni richiesta, come posso dire, mi seguivano e quindi non sentivo il limite, non sentivo di dovermi adattare a qualcosa, anzi sentivo che potevo spingerli, che volevano essere spinti. Quindi veramente un gruppo straordinario, che raramente ho avuto un gruppo così bello come questo qui, non me l'aspettavo sinceramente, e quindi poi quando il lavoro è bello, nel senso umanamente ci si sente bene, si sente questa atmosfera, abbiamo sforato di un'ora tutti i giorni, avevamo 4 ore al giorno, abbiamo fatte 5 ore e mezza al giorno perché avevano voglia, e quindi sì, insomma, penso che boh, chiunque sogna di lavorare con delle persone così.